Ciao, sono Luca e in questo video vediamo quanta pausa fare in termini di giorni fra una sessione e l'altra. Per sessione ovviamente intendiamo la singola giornata di allenamento. Se ad esempio fai 3 volte alla settimana ovviamente farai 3 sessioni e quindi al netto di tutte le caratteristiche che vanno prese in considerazione, l'obiettivo, le differenze individuali e quant'altro, semplificando al massimo, di base almeno 48 ore sono necessarie perché il muscolo possa crescere. Non fare l'errore di pensare che se passa anche un giorno in più, oh mio Dio, perdo tutto. Assolutamente no, potrebbe addirittura passare una settimana in più che non perderesti niente, anzi il muscolo cresce a riposo. Quindi, come spiegherò poi in un altro video, in realtà quando alleni, quando ti stai allenando, rendi il muscolo più debole, perché sul momento vai a creare direttamente o indirettamente queste micro lacerazioni. L'illusione è di pensare che il muscolo sia più forte in quel momento perché ovviamente senti il pompaggio, ma in realtà dopo è più debole perché per l'appunto vai a creare queste micro lacerazioni. Quindi il riposo è vitale e la massa muscolare aumenta a riposo. Di base, quindi, fondamentale il riposo notturno, ovviamente, sia in termini di qualità e quantità, poi varia da persona a persona. Senza un buon riposo notturno diventa molto difficile, anche a livello ormonale il riposo notturno è sicuramente superiore al riposo che magari potresti fare durante la giornata. E ovviamente poi anche fra una sessione e l'altra è vitale che il riposo sia adeguato. Per, diciamo quindi, come visto prima, almeno 48 ore. Per le gambe magari anche 72 o 96 ore, quindi 4 giorni. Tutto dipende molto da come senti, quindi ovviamente sempre nell'ambito autoconsapevolezza è vitale che impari ad ascoltarti in modo tale che sia il corpo in termini di sensazioni e DOMS post allenamento a farti capire come ha lavorato il muscolo e quando ha pienamente recuperato per poterlo riallenare di nuovo. Quindi sicuramente tutto questo è molto importante per ovviamente avere una migliore consapevolezza e autoconsapevolezza corporea. Detto questo, quindi impara sempre meglio ad ascoltarti, i numeri indicativamente sono questi e dopodiché il tutto varia. Ovviamente se fai un allenamento magari di forza sicuramente servirà più tempo, se invece fai un allenamento con più serie, più ripetizioni, magari in super serie carichi inferiori, servirà meno tempo. Ovviamente, come visto prima, più il gruppo muscolare è grande, maggiore il tempo necessario, più è piccolo, più sicuramente puoi allenarlo più spesso con una maggiore frequenza. Quindi sicuramente le gambe hanno bisogno magari di più tempo, quindi ha senso dargli ovviamente almeno 4 giorni per recuperare una volta a settimana, quindi in generale come frequenza può essere sufficiente. Per i gruppi muscolari invece più piccoli, come ad esempio anche le braccia, sicuramente la frequenza può essere maggiore. Dopodiché, cosa più importante, impara ad ascoltarti perché sia il corpo, ripeto, che ti fa capire quando puoi allenarti di nuovo. Non ha senso allenare un muscolo che faccia ancora mai dalle sessioni precedenti, sempre meglio un giorno in più o 2 di riposo, e puoi avere questa consapevolezza se ti ascolti e senti al meglio il muscolo come lavora, sia mentre ti alleni sia nei giorni successivi, per appunto fare un po' un check-up, diciamo così, quotidiano, sentire un po' i muscoli come stanno e in base alle sensazioni puoi sapere se effettivamente ha senso allenarli. Quindi almeno 48 ore, fino a 96 per i gruppi muscolari più grandi come le gambe. In generale conta ascoltarsi in modo tale che sia il corpo che ti comunica quando puoi allenarti di nuovo in un contesto dove la paura di perdere massa muscolare se fai un giorno di riposo in più è assolutamente infondata. Quindi questo è il video di oggi, come sempre ti rimando al mio paradigma di fitness dell'autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale.